chiediamo un'opinione sulla diffusione delle tecnologie digitali in generale nel mondo dell'automazione e in quello che oggi viene chiamato Industry 4.0, dal vostro punto di vista. Noi abbiamo un punto di vista un po' particolare perché siamo nella nicchia di mercato dei sistemi di visione. Per noi queste cose vengono riviste, ma ci sono da sempre. I sistemi di visione hanno sempre generato dei dati che poi venivano collezionati da server centrali e venivano elaborati e venivano utilizzati per migliorare la produzione. Di certo adesso l'integrazione con sistemi di automazione che la pensano allo stesso modo, perché si tratta proprio di gestire le stesse cose anche con sensori differenti, aiuta ed aiuterà sempre di più la digitalizzazione e la raccolta di questi dati, in cui scopo finale è migliorare la produzione e aumentare la produttività. Quindi i componenti di visione come componenti fondamentali adesso del sistema di fabbrica, diciamo così? Lo sono sempre stati, adesso sono accessibili più di prima, i prezzi si sono abbassati, le performance sono aumentate decisamente negli ultimi 5 anni, abbiamo visto una riduzione dei prezzi anche un quarto rispetto a prima, con caratteristiche migliori, e questo ha portato a una diffusione ancora maggiore della cosa. Noi siamo in questo mercato da 24 anni, abbiamo sempre creduto che il mercato potesse espandersi, adesso si sta espandendo come pensavamo già negli anni 90. E su quali tecnologie particolari state puntando in questo periodo? Di certo si va verso l'embedded e si va verso l'intelligenza artificiale. Il deep learning, che non è nient'altro che una revisione delle reti neurali degli anni 80, funziona, magari ancora non si sa perché, ma funziona. Per cui noi questa fiera presentiamo 2 nuovi prodotti, uno è Alcon 1805 e l'altro è SqueezeBrain, che implementano metodi diversi per andare a classificare gli oggetti senza conoscerli prima.